La mia relazione è stata sullo sviluppo di nuove terapie per malattie metaboliche ereditarie. Malattie metaboliche ereditarie sono malattie per le quali molto spesso non abbiamo terapia, nonostante il fatto venga effettuato uno screening neonatale allargato che ci consente di identificarle molto precocemente. Per cui è importante sviluppare terapie che sono o più efficaci di quelle disponibili, qualora queste lo siano, oppure nuove terapie che non sono ancora disponibili per molte malattie metaboliche. Ho discusso di due esempi che sono stati esempi di studi preclinici condotti al TIGEM, che hanno permesso di poter sviluppare dei protocolli di terapia per pazienti affetti da questa malattia. Quindi dagli studi fatti in laboratorio è stato possibile trasferire questi studi al letto del malato, nei quali adesso siamo in una fase di sperimentazione, nelle quali stiamo valutando se l'efficacia che è stata osservata in laboratorio si traduce anche in efficacia nei pazienti. Ovviamente questo è un processo che richiede del tempo però speriamo si possa concludere con dimostrazione dell'efficacia dei farmaci che abbiamo identificato.